Partiti in vantaggio Maison Destination con vicino Ratlam e Shigera, seguono Kundalini, Venaria Reale, Alba Dorata e Valle Cupa. Dopo 300 metri di corsa passa Shigera davanti a Maison Destination, Ratlam, Kundalini, Venaria Reale, Alba Dorata e Valle Cupa. Prosegue in vantaggio Shigera davanti a Maison Destination, Ratlam, Kundalini, Alba Dorata, Venaria Reale e Valle Cupa. All'inizio della curva è sempre in vantaggio Shigera davanti a Maison Destination, Ratlam, Venaria Reale, Kundalini, Alba Dorata e Valle Cupa. Poco prima dell'ingresso in dirittura, in leggero vantaggio Shigera davanti a Maison Destination, Ratlam e Kundalini. I cavalli entrano in dirittura, con Shigera in vantaggio lungo la corda davanti a Maison Destination, Ratlam, Kundalini, Venaria Reale, Valle Cupa ed Alba Dorata per linee interne. All'interno è Shigera, all'esterno a centropista Valle Cupa, seguono Kundalini, Venaria Reale, Alba Dorata, in vantaggio Valle Cupa, davanti a Shigera, Kundalini, Alba Dorata, Venaria Reale, in vantaggio Valle Cupa, attaccata all'interno da Shigera, seguono Alba Dorata e Kundalini, torna in vantaggio Shigera davanti a Valle Cupa, Alba Dorata e Kundalini. Le cavalle erano queste due, Shigera e Valle Cupa, anzi Valle Cupa e Shigera. Io ho visto una notevole Valle Cupa che quando Giorgio Perovic l'ha presentata in mano a 300 dal palo era lì col passo della cavalla importante, poi ha pagato i 2000 e il rientro. Ho visto poi una Shigera rispolizzata in maniera fantasmagorica, capace di reagire, come è successo con Francin nella prima corsa, proprio allo steccato e portarsi a casa la vittoria.